Sindaco, si doveva arrivare a questo punto con la dirigenza del Gela che alla fine decide di non continuare con uno stadio, come sottolinea il Consiglio di amministrazione proprio del Gela Calcio, al momento attuale inadeguato e che non permette alla squadra di giocare. Ma queste sono valutazioni del tutto unilaterali da parte della dirigenza. Io vorrei ricordare che noi siamo intervenuti in tempi rapidi, c'è un contenzioso lasciato dalla vecchia amministrazione proprio sul campo che abbiamo sanato in tempo record, erano quasi oltre 100.000 euro di debiti che abbiamo sanato rapidamente proprio per poter intervenire sul campo. Abbiamo già fatto la gara per poter intervenire, quindi la ditta che interverrà sul manto erboso si saprà a fine agosto, inizio di settembre, perché la gara deve essere espletata secondo disegni di norma. Già si sta intervenendo su tutta la struttura per ammodernare secondo le indicazioni date dalla Lega. Però sul Quindi manto erboso attualmente il sindaco non si è intervenuti e il 4 settembre, tra pochi giorni, comincia il campionato. ma vede, intanto ci sono squadre di Serie A che le assicuro che non hanno i campi pronti, anche perché noi dobbiamo seguire non gli istinti di pancia di qualcuno, ma le regole che ci impongono di usare determinate trasparenze negli atti. E questo è fondamentale. Ma sicuramente il fatto anche di non giocare la prima partita non vuol dire che il campo non sia pronto in tempi brevi. Di conseguenza è più, credo, cercare una scusa per volontà già decise da tempo. Comunque, lui come imprenditore può prendere le sue decisioni, ma sicuramente la Gela del calcio lo vede come una specie d'affronto. Quindi che a posto di fare un tira e molla che già dura da tempo, noi la nostra parte la stiamo facendo. Se lui non è in grado di fare la sua parte, lo dica ben chiaro, lasci la squadra e poi vedremo se si potrà andare avanti in modo diverso. In maniera molto più pratica, da oggi cosa accadrà? Il club biancazzurro le consegnerà le chiavi e lei si attiverà al fine di cercare altri imprenditori che possano sposare la causa biancazzurra e dunque vedere il Gela Calcio ai nastri di partenza in Serie D? Io non vado avanti con proclami. Quando il presidente Tuccio viene a consegnare la squadra, le chiavi del Gela Calcio, l'amministrazione saprà quali saranno le azioni da intraprendere. Però giustamente non voglio muovermi su un'indicazione così aleatoria dove un giorno mi iscrivo, un giorno non mi iscrivo, un giorno me ne vado, un giorno resto. Che prenda una decisione, almeno sappiamo quali sono le azioni da poter intraprendere. Perché le assicuro che Gela è una città grande dove ci sono molte persone che vogliono collaborare. In tutta sincerità, quante colpe riscontra l'amministrazione comunale in merito a quello che sta accadendo? Per quanto riguarda l'amministrazione, nessuno. Per quando, se qualcuno poi come al solito vuole cercare di trovare nell'amministrazione un punto dove poter scaricare delle colpe che noi non abbiamo, beh, è un gioco che forse a Gela qualcuno si diverte da fare, ma molte persone, anzi la maggior parte dei gelesi sono persone intelligenti e sanno vedere le cose in modo corretto. Ha detto pure che porterà la squadra al sindaco. Io ancora non l'ho visto. Appena viene e porta la squadra al sindaco, io posso prendere determinate decisioni. Per adesso per me il Gela Calcio esiste e c'è come presidente l'ingegnere E Tuccio. quale potrebbe essere, mi perdoni, una decisione del Comune? Se qualcuno dice di fare una determinata cosa, la faccia. Io poi agisco di conseguenza. È inutile parlarne prima perché non c'è nulla. Fare soltanto delle dichiarazioni non basate sul nulla. Allora, se lui vuole, ha deciso di dare la squadra all'amministrazione, venga, mi porti le carte, poi facciamo un passaggio ufficiale e poi vediamo quello che dobbiamo fare.